Ciao a tutti, sono Fabiola Nicotti, sono istruttrice della Summer Language in Italia e la scuola di Canali. La lezione di oggi riguarda due tecniche del Wing Chun della parte inferiore del nostro corpo, quindi i calci. Ovviamente anche Wing Chun ha i calci, oltre a lavorare con le braccia andiamo a lavorare anche con le gambe. Il calcio è un elemento fondamentale del Wing Chun perché ci permette di attaccare e di parare a distanza. Quindi, mentre con le braccia noi andiamo a lavorare a distanza ravvicinata, con il calcio noi andiamo a lavorare molto più staccati. Il manger e il dinger sono gli elementi di cui parleremo questa sera. Manger è un calcio dove noi andiamo a colpire con la parte del collo del piede, mentre il dinger con la parte del tallone. Entrambi i calci hanno lo stesso concetto, quindi noi andiamo a passare per la linea centrale e andiamo a colpire. Con il calcio noi non andiamo solamente a colpire, ma andiamo anche a parare un attacco dell'avversario. Vediamo come si eseguono. Vediamo come andare ad eseguire questi due calci. In posizione di Jigimma, passo allargo la punta del piede sinistro se voglio andare a colpire con la gamba destra. Prendo subito la linea centrale, quindi vado a formare un'unica linea, sia la gamba davanti che quella indietro. Alzo la gamba, quindi carico il peso esclusivamente sulla gamba posteriore, alzo il peso. Con il dinger, quindi con il tallone, io vado a colpire. Non carico il calcio per poi andare ad attaccare, ma vado diretta. Deve essere come una frustata. Per quanto riguarda il manger, stesso concetto, apro la punta sinistra, prendo subito la linea centrale, ma questa volta vado ad attaccare con il collo del piede. Cosa cambia? Mentre con il manger vado a colpire tutte le parti molli dell'avversario, con il dinger, io colpendo con il tallone, posso andare ad attaccare l'avversario oppure a bloccare un attacco. Quindi ginocchia, ventre, qualsiasi parte dove io posso andare a colpire. Io consiglio vivamente di allenare calcio e vuoto, perché ci fa acquisire velocità, elasticità, e in più ci permette di mantenere l'equilibrio, quindi di studiare il nostro equilibrio. Vediamo come possiamo allenare il calcio a vuoto. Quanto riguarda il manger, prendo la mia posizione. Io posso allenare ovviamente da Ijigimyoma, che è la posizione di allenamento, oppure posizione di Noma, quindi gamba che avanza. Posso allenare il mio calcio a vuoto singolarmente, quindi andando a lavorare con una sola gamba, dando queste frustate per quanto riguarda il manger, per quanto riguarda il dinger, stessa cosa. O posso allineare entrambe le gambe insieme, in questa maniera. Torno, torno. Torno. Oppure posso avanzare alternando le gambe per lunghi periodi. Quindi, uno, due, e posso continuare così all'infinito. Questi sono degli esercizi di base, ma ovviamente si possono fare anche esercizi a vuoto. Io vi auguro una buona lezione e spero vi sia piaciuto il video. Vi ringraziamo di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like o anche un commento. E mi raccomando, condividete. Per non perdervi tutti i nostri video, iscrivetevi alla pagina. E sotto, in descrizione, trovate anche tutti i nostri link alla pagina Facebook, Instagram e al nostro sito internet. Al prossimo video!